Torna sempre questa parola, la storia, dove un po' all'interno c'è un po' di ognuno di noi. Chiedo ad Agostino Santoni, dottor Santoni, amministratore delegato di Sisco Italia. C'è questo desiderio di conoscenza. Se mi consente, faccio un paragone con le autovetture moderne, dove sono veramente un concentrato insieme ad altri prodotti, certo, però le autovetture sono un concentrato di tecnologia, una tecnologia sempre più avanzata che garantisce una maggior sicurezza. Però c'è qualcuno che dice: attenzione, bisogna comunque saper utilizzare questa tecnologia. Le chiedo, tutti o quanto è difficile utilizzare queste informazioni che si hanno a disposizione? Bene, penso che si è anche parlato di futuro. Allora, per rilassarci un attimo, perché la giornata è stata ricca di contenuti, vi propongo di salire sulla mia nuovo aereo che ci porta al 21 maggio del 2020. E quindi un secondo, siamo al 21 maggio del 2020. E in questa sala ciascuno di noi avrà almeno 3 dispositivi nelle proprie tasche, e più o meno ciascuno di noi avrà dai 35 ai 70 sensori all'interno del nostro corpo, e ciascuno di noi sarà una rete. C'è un bellissimo video che vi suggerisco di vedere, non ricordo il titolo, che fa vedere una bambina, non nel 2020 ma nel 2003, che a 2 anni gioca con un tablet, stavo anch'io facendo uno slogan commerciale, scusate, con un tablet, e poi riporta quell'esperienza su un giornale che lo sfoglia. È fortissima, vedete questa bambina che cerca sulla carta stampata, cerca con il dito di fare doppio clic, e per verificare se non funziona lo fa sulla pelle, dice: no, ma il dito funziona, come mai non riesco a fare doppio clic? Quella bambina lì avrà nel 21 maggio 2020 18 anni. Mi fermo, e adesso per differenza noi abbiamo la responsabilità, che ci piaccia o no, di costruire quel mondo. Nel frattempo Sisco dice, il 21 maggio 2020, dice: vi ricordate il 21 maggio del 2015? Dicevamo che l'83% delle nazioni e delle imprese saranno imprese e nazioni tecnologiche con una competenza verticale del loro business di riferimento. Barilla è un'azienda ad altissima tecnologia, con una tradizione, una grandissima competenza, una leadership nel mercato agroalimentare, e utilizza la tecnologia per poter dare un valore aggiunto, migliorare i processi e per connettere le persone al proprio prodotto. La stessa Sisco diceva nel 21 maggio del 2015 che l'utilizzo di internet a quell'epoca era solo dell'1%. Con grande umiltà lo dice un'azienda che ha reso democratico internet, ha consentito la distribuzione, la democratizzazione di internet. Solo l'1%. Il 99,5% oggi, o quel 21 maggio 2015, non lo utilizzava. E aveva contato che 50 miliardi di dispositivi, che adesso vedo perché ce li ho addosso anche, sono connessi alla rete. Ecco, oggi, ritornando adesso con la mia splendido aereo, ritorniamo nel presente, quando vedo che attraverso Internet of Everything riesco a connettere le persone, i processi, i dati e le cose, e guardo questa splendida confezione di pasta della Barilla e faccio il riassunto di quello che abbiamo sentito: le persone, la tenacia, i processi, la grande fatica, le cose e i dati. Ecco che sono orgoglioso di essere confidente che quello che noi stiamo vedendo tra 5 anni è possibile. Non è solo visione, non è solo il futuro, ma è oggi fattibile.
l'Italia, e questa è la componente che mi appassiona e ci appassiona di più. Perché non è possibile creare grandissima innovazione nel nostro paese? Perché no? E perché le 880.000 imprese dell'industria agroalimentare italiana non possono guidare questo percorso? E perché non è possibile mettere insieme delle aziende globali, americane, giapponesi, e un'impresa italiana che ha inventato una soluzione, metterli al tavolo assieme e collaborare? E perché non è possibile pensare che il leader Barilla, azienda italiana, collabora per creare innovazione aperta? E perché non abbiamo mai parlato dell'industria agroalimentare italiana come uno strumento di innovazione tecnologica per il nostro paese? E perché l'information technology non sa parlare il linguaggio di Barilla? Ecco, concludo con questa bellissima confezione di sugo della Barilla, perché noi dell'information technology abbiamo sempre avuto il sogno di non parlare di innovazione, di tecnologia in dialetto tecnologo, e quindi vedere questo fantastico QR code qua oggi per noi e per la nostra organizzazione, partendo dall'Italia e partendo anche da Expo, è una giornata molto importante. Ringrazio, e scusate se lo ridico ancora, il team di Barilla, grazie. Ringrazio Francesco, perché lui ci ha tirato la giacchetta e dice: guarda che siamo qua, sono un'azienda italiana, ho un'idea, l'ho fatta, non pensare solo agli Stati Uniti d'America, o vieni qua e fallo. Quindi grazie Stefano, grazie, perché lui ci ha rimesso un attimino in bolla, come ha ben detto, per dire: va bene, voi avete cambiato il mondo, occhio che qua si può fare un bel progetto insieme. E colgo anche l'occasione per ringraziare i miei colleghi, perché noi siamo molto orgogliosi di questo progetto. E concludo dicendo che abbiamo bisogno di un aiuto. L'aiuto è: aiutateci nel comunicare bene questo progetto, perché esiste l'opportunità di dare crescita a una delle industrie più importanti del nostro paese e dimostrare che noi possiamo innovare. E se riusciamo a farlo, io penso che noi saremo in grado di creare un'Italia delle possibilità. E questa, secondo me, è una dimostrazione che l'Italia può dare possibilità. Grazie. Bravo. A tutte le domande che ha posto il dottor Santoni, cioè perché l'Italia non può, perché non ci si è mai seduti ad un tavolo insieme, beh, forse perché nel nostro paese più di altri c'è questa, o perlomeno adesso è meno presente, però prima, fino a pochi anni fa, lavorare insieme era un problema, non si riusciva a lavorare insieme, perché ognuno voleva mantenere le proprie peculiarità, credendo che lavorare insieme fosse la causa per perderle, e questo non è assolutamente vero. La dimostrazione è proprio la sua conclusione, il prodotto. Tanti colossi con altrettante aziende, industrie italiane, questo insomma va detto, sono riuscite in un bel percorso, in un bel viaggio.